Primo episodio sfortunato. La tana. Dopo aver visto una piccola mangiata, mi avvicino alle canne e tutto un tratto. Ricordiamoci che non basta ferrare bene per assicurarci il pesce. Nelle giornate di corrente a favore, le grandi orate tenderanno a venirci incontro per cercare la salvezza. Spostiamoci lateralmente per far cambiare direzione al pesce. Se non compiamo questa semplice azione, non basterà recuperare velocemente. Purtroppo l'orata si è intanata sotto i nostri piedi. Ci è andata male. Secondo episodio sfortunato. La slamata. Dopo aver pescato un'orata da circa mezzo chilo, ci mettiamo in un posto comodo per slamarla. E nei momenti meno opportuni... Dopo l'esclamazione poco comprensibile, prendiamo la canna e diamo una bella ferrata. Questa volta sembra che non ci sia nessun problema. Per allontanare la sfortuna dalle vostre giornate di pesca, lasciate un bel like e seguite il nostro consiglio. Non pensate mai che il pesce che avete in canna si possa slamare. L'ho pensato, perché l'ho pensato? Terzo episodio sfortunato. La caduta. Ecco un bel pesce in canna. Se stiamo pescando le orate su fondali rocciosi, il pesce punterà gli scogli cercando la salvezza. Quindi cerchiamo di tenere il pesce in superficie il più possibile. Finalmente l'orata è al sicuro nel guadino, o quasi. Vi ricordate prima che mi era caduta l'orata dalle mani? Per fortuna l'abbiamo recuperata. Ma credetemi, non va sempre così. Oggi abbiamo visto insieme qualche episodio sfortunato, che può capitare a chiunque. Ma non preoccuparti, iscriviti a Pesca in Mare e andrà sempre tutto bene. Ci vediamo al prossimo video su Pesca in Mare.